salvezza dell'Inter che va a prendersi la settima Coppa Italia, il primo trofeo per Leonardo l'allenatore, i 37 gol con quelli di questa sera di un eccezionale Samuel Eto'o, una serata fantastica di fronte a 70.000 spettatori e chissà quanti ci avranno seguito da casa. Eccola la premiazione per l'Inter, gli scherzi di Nagatomo con Snyder. Prima lo dicevamo, ci sarà la consegna della Coppa celebrativa per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ignazio La Russa, tifoso dell'Inter, ministro della difesa, parla con un difensore, con Donna Occhia. Questo è positivo, perché La Occhia è più giovane, per cui evidentemente sicuramente ha qualcosa da dare. Certamente non deve incontrarmi, ma sicuramente. È pronto a dire Zanetti, è pronto a ricevere la Coppa Italia, ma prima ci sarà la consegna della Coppa per i 150 anni. L'Inter ha disputato 13 finali di Coppa Italia, ne ha vinte 7, non riesce a smettere di piangere. Lelio Rossi, immagine di grande tenerezza per il tecnico che ha fatto grande il Palermo. Materazzi, è il suo turno, un gladiatore dell'Inter, ma il suo contributo è soprattutto a livello di esperienza, di consigli per i più giovani, ha legato moltissimo con la Nokia, è prezioso. Il contributo di Materazzi per il difensore è arrivato quest'anno all'Inter nel mercato di gennaio. Sarà Materazzi con ogni probabilità a ricevere la Coppa per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Eccola. E la consegna verrà effettuata da parte del ministro della difesa, Ignazio La Russa, proprio a Materazzi. Ecco, anche questo è positivo, non il capitano Zanetti. Si le fanno arrivare insieme, è pronto Zanetti? È pronto Zanetti? Prima Materazzi. Eccolo, Marco Materazzi che si avvicina al centro del palco. E poi Maria Zanetti, alzano le coppe!